Rientra nelle normali attività di controllo il sopralluogo effettuato ieri dalla direzione investigativa antimafia nel cantiere del terzo lotto della terza corsia della A4 fra Alvisopoli e Gonars. Si tratta di verifiche di routine, conferma il presidente di Autovie Venete Maurizio Castagna, che vengono effettuate soprattutto nei cantieri delle grandi opere, controlli che hanno l'obiettivo di vigilare sui grandi appalti per impedire e scoprire eventuali infiltrazioni mafiose o criminali e anche per verificare il rispetto delle normative sul lavoro e sulla sicurezza. Tra le azioni previste dai protocolli il rafforzamento dei controlli preventivi sul rilascio delle documentazioni antimafia, la predisposizione di piani di controllo coordinato dei cantieri e tavoli di monitoraggio per il tracciamento dei flussi di manodopera, in modo da evitare i fenomeni di sfruttamento del lavoro. È stata anche istituita l'anagrafe degli esecutori, un portale che raccoglie tutte le informazioni sulle imprese coinvolte nell'opera. Dal punto di vista operativo sono stati invece rinviati alla prossima settimana a causa maltempo i lavori previsti per il prolungamento dei cantieri della terza corsia in A4 nel tratto compreso tra il chilometro 480 e il chilometro 485 nel comune di Porpetto. Proseguono invece le attività di rimozione delle strutture a protezione del traffico posizionate da Terna in più punti dell'A4 per la costruzione di un elettrodotto. Le attività che nella prossima settimana riguarderanno la struttura installata sul ponte del fiume Torre si svolgeranno in più fasi. Lunedì 18 settembre dalle 23 alle 24 saranno chiuse le corsie di marcia in entrambe le direzioni tra Villessere e di Puglia, mentre tra le 21 di martedì 19 alle 5 di mercoledì 20 settembre saranno chiuse le corsie di sorpasso, sempre in entrambe le direzioni, negli altri giorni i lavori non richiederanno chiusure.